Grazie per avermi dato la parola. Io sono stata invitata qui stasera da Giovanni Bianco per parlare semplicemente da cittadina di Casoria, campana, italiana e europea. Io penso che dirò cose che ormai avete sentito fino alla nausea, però insomma il problema fondamentale in questo periodo per me e per il 90% credo di tutti i miei coetanei sia appunto la mancanza di posti di lavoro. E io mi sono laureata ormai 4 anni fa, ho fatto tutto quello che dovevo fare, la mia formazione non si fermerà mai, però io non ho nessun riscontro diciamo nella società in cui vivo, oltre diciamo a dovermi confrontare giornalmente con l'ignoranza purtroppo della maggior parte delle persone, mi devo confrontare anche con questa mancanza di opportunità tra me e i miei colleghi. Ormai io sto perdendo praticamente i miei amici uno ad uno perché abbandonano il nostro paese per cercare fortuna e la trovano all'estero in Europa. Ho fatto anch'io questo tentativo ed effettivamente le possibilità per lavorare in Europa ci sono e sono anche... Sono anche altissime. Il fatto che la mia passione, diciamo, per quello che è la mia professione, che ovviamente per la quale seguire la conoscenza della lingua al 100%, sono tornata qui per cercare di realizzare il mio obiettivo. E io spero che, diciamo... Io spero che il mio... E quindi spero, diciamo, ancora mi è rimasta a me la speranza di poter rimanere qui a combattere e a cercare di trovare un'autorealizzazione che tanto cerco. Però ovviamente anche io considero l'idea di poter andare via, dato che comunque ho anche una conoscenza delle lingue, insomma a me che mi manca qualcosa e che io voglio rimanere qui e realizzarmi. E spero che la classe politica come primo obiettivo si ponga appunto quello di creare delle opportunità per me e per tutti i ragazzi miei coetanei che si trovano nella mia stessa condizione. Detto ciò, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Giovanni.